Buongiorno di nuovo, benvenuti alla conferenza stampa del film I sogni abitano gli alberi di Marco Della Fonte, che accogliamo insieme a Pietro Ragusa, che è l'attore principale, e a Kira Morgan, attrice protagonista. Buongiorno, benvenuti. Il film è nella sezione fuori concorso Favolacce, è un'anteprima mondiale ed è una coproduzione internazionale, Naked Love, Venus in Scorpio e Lost Pictures. Ci aspettavamo il produttore di Lost Pictures, che invece non viene, giusto? No. Okay. Comunque abbiamo una produttrice associata qua. Ah, buongiorno. Si vuole accomodare? Davvero? Allora, Marco, io inizio con una domanda, poi passiamo la parola. Tu sei regista, autore, hai fatto un sacco di video musicali, e la tua attività si svolge tra l'Italia e l'Inghilterra, hai fatto un sacco di cortometraggi, documentari, e questo è un film di finzione che è ispirato a una storia vera, giusto? Sì. Ci vuoi raccontare la storia vera? Io ero un po' curiosa di saperla, devo dire la verità, però non so se... Buongiorno intanto a tutti, grazie per essere qua. La storia vera, diciamo, come sempre accade, non è mai esattamente come poi vediamo nel film. Quindi diciamo che la storia vera sì, è molto simile, ma... Ovviamente abbiamo poi cercato di miscelare anche altre esperienze, specialmente anche nell'atteggiamento dei due protagonisti, ci siamo ispirati anche ad altre persone. Raccontacela brevemente la storia. Perché la storia vera è praticamente una storia che è accaduta principalmente sull'Appennino tosco-emiliano, dove anche io vivo, dove praticamente una signora, io scattai una foto, questa era un po' la cosa, no? Scattai una foto a questa signora, però non sapevo chi fosse, un paesino abbandonato, quasi abbandonato, dove abbiamo girato, tra l'altro, si chiama Lucchio, quando scattai questa foto, perché sono appassionato di fotografia, poi dopo volevo regalarle questa foto, mi sembrava una persona un po' particolare, effettivamente un po' strana, come impatto. Poi, quando tornai a portare la foto, la signora non c'era più, perché era appunto, insomma, era morta. E un'altra signora mi raccontò la storia di questa, che appunto si chiamava Ania, appunto. E la storia più o meno del film è molto simile, se non che diciamo, la differenza forse è un po' non tanto nella patologia, ma soprattutto nello svolgimento, diciamo, sulla questione anche proprio di certi atteggiamenti, certi comportamenti, per cui siamo riusciti in qualche modo a scrivere con Pietro una storia che potesse essere, da una parte ovviamente non volevamo ricalcare la storia vera nella sua brutalità, perché comunque è stata molto più cruda nella realtà. Abbiamo cercato di dare un taglio più, non voglio dire leggero, perché il film non è anche leggero, però non è così leggero, grazie anche al sostegno e alla consulenza del ex presidente della Società Italiana di Psichiatria, che ci ha aiutato molto a definire la patologia dei due personaggi. Questo era quello che ti volevo chiedere, cioè come hai potuto delineare queste forme? Ecco, sì, chiaramente quando ci si avvicina alla malattia mentale, ovviamente bisogna stare molto attenti, no? Perché... E soprattutto non peccare di superficialità, perché come vediamo nel cinema tante volte non basta, ecco, pettinarsi in modo strano, avere un atteggiamento, come posso dire, non convenzionale, ma secondo noi l'esperienza è stata questa, necessitavamo per forza di un approfondimento dal punto di vista della patologia,
che potesse restituire una credibilità anche nella forma del, diciamo, cinematografica. Quindi le due patologie sono ben definite, ecco, non sono inventate o sì, improvvisate. Poi il carattere di Libero, appunto tornando poi alla storia vera, ci siamo ispirati molto a mio zio, che era schizofrenico, e quindi ovviamente su certi atteggiamenti, certe cose che dice il protagonista, le dice anche mio zio, cioè nel senso che comunque... Come ne hai avuto dire, un'esperienza diretta? Sì, 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 in famiglia mia abbiamo avuto appunto esperienze, insomma, di malattie mentali. Io sono quello meno grave, però insomma sono stato anche più grave. Mio bisnonno fu rinchiuso nel manicomio di Lucca per 8 anni. Il manicomio di Lucca era famoso perché le pareti alcune stanze venivano imbottite con le foglie, perché sennò i pazienti davano le capocciate, no? E non so se lo sapete, ma prima i manicomi, fine 800, inizio 900, uno andava al manicomio anche per un semplice litigio in famiglia. Non è che, infatti, mio bisnonno andò per un litigio, diciamo, alzò le mani, va bene, contro la mia bisnonna, lei lo denunciò e finì 8 anni in manicomio. 8 anni? 8 anni, sì. Tra l'altro San Salvi, all'interno del quale San Salvi è il manicomio di Firenze, sono stati fatti tanti esperimenti anche dal punto di vista proprio della convivenza di coppie. E qui torniamo ancora alla storia vera, no? Dove abbiamo un po' attinto un pochino anche da lì, anzi, questo esperimento a cavallo della legge Basaglia, in tanti manicomi organizzavano laddove c'era un'attrazione, una simpatia, una passione tra due pazienti, organizzavano dei piccoli appartamenti all'interno dei quali uno poteva sperimentare una convivenza, diciamo, sentimentale. Anche lì un po' abbiamo ovviamente preso da certi archivi di San Salvi, che adesso non c'è più, però c'è ancora un reparto che, diciamo, aperto, però non è il manicomio, non è più il manicomio. E quindi diciamo che è stato un po' un mix di tante informazioni che siamo riusciti a non solo ad approfondire grazie appunto a degli archivi del manicomio di San Salvi, alle esperienze che sull'Appennino, a mia famiglia, certo, tanti elementi, insomma, abbiamo fatto un po' un insieme di elementi, un insieme di cose ovviamente. E Pietro è stato scelto da subito? Non... Sì, perché anche lui appunto è malato, quindi... No, scherzo. Scherzo. Però ci conosciamo da tanti anni, devo dire che questa cosa... A me colpì molto il fatto che una storia d'amore tra due persone affette da malattia mentale potesse suscitare un interesse, diciamo, nel pubblico, anche se poi ovviamente non potevamo far finire il film in modo negativo totalmente, perché questo nostro amico Mariano Bassi, presidente della Società Italiana di Psichiatria, ci disse molto chiaramente che se volevamo combattere lo stigma dei malati di mente, delle persone affette da malattia mentale, non potevamo fare un film che finiva veramente in modo tragico, come in effetti però è la storia vera. Sì, ma questo comunque, voglio dire, non toglie nulla alla tragedia, no? Il finale, quindi certo, perfettamente. Pietro, come hai fatto a fare questo lavoro? Perché veramente ci sono dei registri difficilissimi da tenere sempre su di un filo di tensione, insomma, molto... Come ho fatto? Intanto, se hai preso dei modelli, dei gesti, sì, cioè tanti, ti sei... Tantissimi, ho lavorato tantissimo su materiale di, diciamo, documentari di repertorio, ce ne sono sia sui manicomi, interviste, c'è un famoso film documentario di Bellocchio, Matti da slegare, sì, tra l'altro di quegli, un po' prima di quegli anni, sì,
e io li ho visti e rivisti senza cercare tanto di imitare qualcosa, ma vedendoli come se per osmosi qualcosa risuonasse in me. Per cui in realtà alla fine, poi appunto provando delle cose, vedendo se mi stavano addosso o meno, e poi ma non troppo, analizzando la psicologia del personaggio, che in questo caso non te la ritrovi tanto rispetto a un personaggio, diciamo, normale. E poi per me, ma è sempre così per il mio lavoro, quando lavoro, in questo caso ancora di più, è poi trovare veramente dentro di sé quelle caratteristiche che ci sono. Comunque alla fine io questo personaggio l'ho portato a me, non sono andato io dal personaggio. Ognuno di noi ha dei lati deboli o dei lati che come dire, confinano con una anormalità. Semplicemente abbiamo, come dire, una struttura che controlliamo. Però ognuno di noi ha dei momenti. Ecco, io poi mi sono lasciato andare, in realtà ho avuto, poi è una libertà, di fare il matto come sono io. Di andare a cercare dentro di te, sì, quelle fragilità che ti potevano servire per fare, che ci sono. Le incanalo e le controllo in un altro modo. Certo. Però se io ora mi lasciassi andare a come mi sento veramente, sarei più vicino al libero che a me in questo momento, insomma. Un po' questo. Poi ci metti sopra un po' di tecnica per forza, certo, perché ci sono comunque dei fatti tecnici da seguire, stai girando un film, devi ripetere le cose, insomma, però... Ma tutto questo poi in due ha funzionato? Cioè, quando dovevate fare le prove, tra tutte e due siete riusciti a cercarvi le parti fragili di ognuno e a metterle insieme all'altro? Sì, poi sentiamo... Sì. Dice Kira, più o meno abbiamo fatto un lavoro, cioè, come dire, abbiamo costruito entrambi i nostri personaggi e poi li abbiamo fatti incontrare. E quello che si vede sono questi due che si incontrano. Si incontrano, sì. Sono quelli, ecco, sono... Sì. Kira, che tipo di lavoro hai dovuto fare tu per te? Come sei arrivata a questo personaggio? I think for me the importance of the whole character was the fact that ultimately we're all a little bit crazy, so we're all a little bit vulnerable to an extent, and so I started from my own self, and then I read a lot of literature about people who have spent time in mental institutions, and in fact what I have discovered is that back in those days, people who had a mild depression were sent to mental institutions. So can you imagine if that happened today? So I kind of put myself in situations where sometimes we all had moments of sadness, and but nobody was there to help us, and they would send us off to some place that we don't belong, and I imagined how it could be. Marco, I spoke to Marco, we talked about poetry. Aldamirini. Yes, Marco suggested that for me to read poetry of Aldamirini. I watched quite a few interviews. She was an incredible lady, and she was an artist, and yet you would have thought that she would be crazy. But she was not crazy, she was just very flamboyant. So there is a very fine line between flamboyancy and real mental issues. And so I approached it with a sensitivity and humanity, because in each of us there is an aspect of that, of those people, of Agno Libero. Mm-hmm. That's it.
per me, per riuscire a calarmi nel personaggio, la cosa fondamentale è stata innanzitutto andare dentro me stessa, perché ciascuno di noi ha la sua parte di follia, per così dire, e quindi guardarmi con estrema sincerità. Al tempo stesso ho anche letto tantissimo riguardo a quello che erano in passato erano i manicomi, cioè gli istituti per la sanità mentale, e con mio grande stupore ho scoperto che in passato anche un caso lieve, non particolarmente grave, di depressione veniva, tra virgolette, curato con un internamento in un manicomio. E la riflessione che mi è venuto spontaneo fare è: ma possiamo immaginarci un contesto del genere oggi, dove c'è così tanto disagio? Ciascuno di noi ha dei momenti di tristezza nella sua vita, attraversa dei momenti di crisi e di tristezza, e riusciamo a immaginarci oggi se in occasione di uno di quei momenti ci ritrovassimo internati senza nessuna possibilità di uscire, in un posto dove di fatto noi non apparteniamo? E mi ha molto anche colpito la figura di Alda Merini, questa poetessa che è stata appunto considerata pazza sostanzialmente, e di quanto l'eccentricità sia spesso stata percepita come un sintomo di una malattia mentale, mentre si tratta semplicemente di una sensibilità diversa. E il modo in cui abbiamo affrontato proprio il rapporto fra i nostri due personaggi è stato con Pietro è stato quello, cioè giocare sui toni della diversa sensibilità e umanità di ciascuno di loro. Grazie. Ci sono delle domande? Buongiorno. Io volevo chiedere una curiosità, perché ho letto che è stato un lungo e faticoso lavoro, diciamo, quello di trovare dei produttori, e quindi, visto anche il tema delicato, e quindi mi chiedevo come avete vissuto, diciamo, questa attesa, e cosa vi ha dato un po' anche la forza di perseverare per portare avanti questo progetto. Grazie. Ero un adolescente quando abbiamo iniziato a cercare i soldi. Io 15 anni, 16 anni, età di mia figlia. No, scherzo. No, molto è delicato, e anche, come dire, perché è brutto parlare male, no? degli altri produttori. In questo caso no, perché grazie a Kira siamo riusciti a fare il film. E effettivamente devo dire, questo io e Pietro, insomma, lo sa anche lui, che in Italia rispetto a certi temi c'è molta più resistenza, no? Cioè, c'è molta più paura probabilmente, quindi e noi abbiamo iniziato veramente a cercare un produttore che ci potesse aiutare anni fa, prima del Covid, insomma, molto prima, e tutti proprio come affronti un tema così, mettono subito da parte, no? E così è successo a noi per tanti anni, per diversi anni. Fino a che poi abbiamo avuto l'occasione di lavorare con Kira e Pietro in un altro short film, un cortometraggio, ci siamo conosciuti, e poi lei ha deciso di investire i suoi soldi nel film. Ovviamente noi siamo stati tutti molto contenti immediatamente, tuttavia abbiamo anche cercato chiaramente di rispettare il budget, di rispettare, insomma, le settimane di lavorazione senza mai sforare, perché ovviamente essendo soldi privati bisogna stare molto molto attenti a gestire, no, il piano di produzione. Non so se non posso fare i nomi di chi ci ha detto di no, perché alla fine però ce l'abbiamo dentro. No, è che mi sembra anche che malgrado oggi ci siano gli strumenti intellettuali e culturali e scientifici per capire meglio la malattia mentale, rimane comunque qualcosa che uno
non si è creata una comunità attorno a queste fragilità, no? Rimangono comunque ancora delle cose che un produttore non produce, uno non vuole vedere. Un po' come quando si parla della morte, no? In generale, si parla della morte, tutti... Io ho perso mia mamma 10 giorni fa, e quindi però quando parlo di morte, sai, tutti non vogliono parlare della morte, invece è interessante accompagnare serenamente la persona attraverso questo passaggio naturale. E così vale un po' per questi temi un po' più, diciamo, delicati, che le persone spesso non hanno proprio idea di affrontare o perlomeno di pensarci, no? Tra l'altro, così, giusto ritornando alla questione dei manicomi, San Salvi è interessante perché è diviso, è un esempio, è diviso per padiglioni, ogni padiglione appartiene a un comune diverso, che ne so, cioè Prato, Pontassieve, Firenze, no? E Sesto Fiorentino. Però quindi che succedeva? Uno litiga in famiglia, la moglie o il marito denuncia il marito, lo portano al manicomio, non è che lo portano alla polizia, lo portano al manicomio, dove dentro c'era, oltre colui che aveva magari usato un po' di violenza domestica, c'erano gli schizofrenici, gli assassini, c'erano tutti, no? E quindi è ovvio che la gestione della malattia mentale in questo senso era veramente molto primitiva da questo punto di vista. Tuttavia io credo che anche un motivo di paura nelle persone, ripeto, non esiste un preconcetto rispetto a un film che tratta la malattia mentale, ma esiste la paura proprio di affrontare il tema, secondo me, che è un'altra cosa, no? Quindi al di là, poi siamo tutti persone, i produttori sono delle persone, quindi è ovvio che, come dire, è sempre una questione molto di sensibilità personale, no? Ma io credo che effettivamente è uno dei temi che mette un po' di inquietudine, ecco. Sì, c'è un fastidio e quindi si tende a... Buongiorno, in riferimento sempre a quello che stiamo dicendo, la difficoltà che avete avuto nel recuperare i produttori, mi chiedevo adesso invece l'ottica di distribuzione, dove si potrà vedere questo film, se avete pensato anche magari a delle proiezioni in ospedali psichiatrici per coinvolgere anche, diciamo, tutti, anche chi sono poi i protagonisti della vicenda. Well, at the moment, there is no way we're dealing with different options, talking to distributors. It's really, really, really hard to distribute such film. So I've heard from a variety of distributors, specifically in this country. I'm not talking about other countries. I've only concentrated on Italy. And they say, oh, it's a lovely film, but, you know, there's people are not really interested in this matter. Or they say all sorts of things to get away from the most important, you know, I would love many people to see the film, and I think it deserves to be out there because the themes of the film are so important. And one of the themes is the right to love. We all have a right to love. We come here, parents love us, and we love and we hate, but we all have that right. And if only distributors could overlook the fact that actually the film is not about mental issue, but in fact it's about love and humanity, perhaps they would reconsider. And of course, as you know, these days it's all about famous actors, famous directors. It's the marketing behind it, so it's a real challenge. However, we will distribute the film, and I will make sure that it is just distributed. Perhaps Italy will come at a later point, because it may come through other countries, but I think it's a beautiful story. Marco is an incredible director. He's got a really good eye, and I think it's very, very important for the film to come out. And yeah, so I'm very, very confident it will. But without, you know, without challenges, it will happen. Thank you.
Per quanto riguarda la distribuzione, è ovviamente estremamente difficile. Stiamo cercando di sondare varie possibilità, varie opzioni, ma limitandomi a parlare della situazione in Italia, abbiamo già incontrato tantissimi distributori e quasi tutti reagiscono dicendo è un bellissimo film, ma il pubblico non è interessato, che è insomma una sorta di scusa in qualche modo classica. E io cerco di concentrare l'attenzione, di portare la loro attenzione sul fatto che il film tratta tantissime tematiche, ma forse la principale è il diritto che ciascun essere umano ha ad amare un'altra persona, che sia un genitore, un figlio, un compagno, una compagna, che sia odio, che è l'altra faccia dell'amore, però è un sentimento assolutamente umano ed è un diritto che va salvaguardato. Mentre troppo spesso i distributori o potenziali distributori si limitano a vedere il tema come quello della salute mentale, mentre no, il tema è davvero l'amore e l'umanità, e mi auguro che possano riconsiderare il film sotto questa prospettiva. Viviamo in un mondo dove gli attori famosi in particolare, ma anche grandi nomi dietro la macchina da presa, sono soggetti a operazioni di marketing, e quindi questo costituisce una sfida per produzioni indipendenti e di altro tipo. Quindi in Italia, chi lo sa, io sono convinta che il film prima o poi uscirà, ma forse lo farà sul volano di distribuzioni in altri paesi. E credo davvero che il film lo meriti, perché Marco è un autore incredibile, ha una visione, uno sguardo assolutamente stupendi, e questo film merita di uscire e di essere visto da quante più persone possibili. È una sfida. And don't forget, it was very interesting, Marco has mentioned the fact that he has approached quite a few Italian producers. And it's interesting that I'm not Italian, you know, and I fell in love with the story that Marco and Pietro wrote. So I have a different sensibility. And it's not to say that we are different, it's just to say that my approach to the story was different, and my sensitivity towards the subject was different. It doesn't make it bad or good, it's just that's how it is. And, you know, don't forget, since pandemic, many things have changed for cinema. So perhaps it's just finding a different way to distribute the film. And I'm sure there will be many, many different ways. So, yeah. E parlava Marco prima delle sue difficoltà produttive. Sono numerosi i produttori italiani che hanno declinato il progetto, e non è forse un caso che la persona interessata, ossia io, non sono italiana. Questo testimonia probabilmente di una sensibilità e di un interesse differente che non è stato condiviso da parte dei potenziali produttori italiani. E io l'ho immediatamente amata tantissimo questa storia, e ho avuto un atteggiamento nei confronti del progetto che indubbiamente è stato diverso, uno sguardo diverso che non ha mai giudicato bene o male le cose. Credo che non debba esserci un giudizio in questi termini, ma semplicemente una diversità, un'alterità che trovo importante scoprire. Però non dimentichiamo anche, forse la nota è positiva, che dopo la pandemia di Covid le cose stanno molto cambiando nel cinema. Grazie a tutti, dobbiamo chiudere. Io non ho dubbi sul fatto che questo film troverà una sua distribuzione, ci vorrà solo un po' più di tempo, ma è bellissimo, è coraggioso, loro sono bravissimi, quindi insomma non si discute. Ecco, diciamo, partiamo così. Grazie a tutti. Grazie.